Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti al mio canale. Oggi video prodotti finti di agosto. Sono un po' in ritardo e sto facendo il video con lo smartphone. Allora, cominciamo, vado un po' a random. Allora, primo prodotto finito, questa crema sapone di natura verde, mani e viso con olio di argan e cotone da 500 ml, molto igienico perché è a pompetta e mi piaceva molto il profumo e lavava benissimo le mani. Poi, terminato queste salviettine struccanti Laurella da 25 pezzi, no, da 20, mai sapete già cosa ne penso, mi piacciono tantissimo e le compro sempre. Poi, terminato shampoo, balsamo Fructis Olio Repair per capelli secchi, spenti e danneggiati con tre oli, buonissimo, districa i capelli in maniera efficace in un insomma, un buon prodotto. Terminato queste lame, questi rasoi della Bic, mai sì, molto buoni. Poi detergente intimo Pino Silvestre, questo qui a pH 5, carezza di cotone con estratto di viola, profumo è buono, lava benissimo e fa bene il suo lavoro, il suo mestiere. Poi deodorante Mantovani al talco e fiori bianchi, un buon profumo, non fa puzzare, insomma, non fa puzzare. Il prodotto è molto buono e molto valido. Scusate, sto facendo un casino della Madonna. Ok. Terminato questo campioncino di detergente intimo della Saponaria. Bardana e calendula, non mi piaceva, il profumo non mi piaceva, ma non lo so, comunque era un prodotto che non mi piaceva. Poi, terminati questi dischetti di cotoneve, ce n'erano dentro 80 dischetti, buoni, erano orlati, non si sfaldavano e un buon prodotto, insomma. Poi terminato queste salviettine multiuso pocket della Forilli, 25 salviettine, molto comode, molto utili da tenere in borsetta. Un buon prodotto anche loro e sicuramente le ricomprerò. Poi ho terminato questo campioncino di shampoo Pantene per capelli fini, faceva un'ottima schiuma e teneva i capelli puliti per almeno 4 giorni. Poi altro deodorante Dove, questo qui, il solito deodorante che finisco Natural Touch, questo qui da 48 ore, sempre questo qui col tappo marroncino, verdone, ormai sapete già cosa ne penso perché lo ricompro e lo finisco ormai parecchio tempo. Poi ho finito questo shampoo antiforfora della Pantene da 300 ml, preso all'acqua e sapone in offerta a 2 euro. Buon prodotto, mi lavava bene i capelli e mi faceva tenere la cute pulita per 4-5 giorni. Quello che sto usando adesso me li fa tenere puliti per 7 giorni, quindi buon prodotto. Poi, terminato questo dentifricio della Colgate Cool Stripe, questo qui con col colore blu, fa il suo lavoro, lava i denti, ottimo dentifricio. Poi, terminato questo bagno doccia, doccia schiuma della Vidal Sensitive al talco liquido buonissimo, faceva una schiuma pazzesca e si può dire, la pelle mi rimaneva a lungo profumata. Poi finito il campioncino di questa crema viso Clinique, mi piace perché mi ungeva la pelle, anche se l'ho usata fino all'ultimo, ma mi ungeva troppo la pelle, sicuramente non la ricomprerò.
Poi ho terminato quest'altro detergente intimo della Venus, questo qui col tappo rosa, con estratto di camomilla, anche questo molto buono, forse un po' di più rispetto a quell'altro del mese scorso che aveva il tappo blu, però comunque sempre un buon prodotto e anche lui faceva il suo lavoro. Vediamo cos'altro c'è. Poi, unico prodotto di make-up, mascara Bottega Verde, questo qui Ultra Black, scovolino fantastico. Curvava bene le ciglia e me le voluminizzava. E niente, questi erano tutti i miei prodotti finiti del mese di agosto. Una leggerissima carrellata. E niente, scusate la qualità del video, ma non ho potuto fare meglio. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!